Torna l'ATP Challenger in Val Gardena, ma soprattutto torna per la quarta volta consecutiva Andreas Seppi. Il talento del tennis made in Südtirol parteciperà alla sesta edizione, competizione che si svolgerà dal 7 al 15 novembre, naturalmente a Ortisei. Il caldarese, seppur reduce da un infortunio, conta di dare il meglio di sé in questo torneo dotato di un montepremi di quasi 65.000 euro. Ho avuto questo problema al piede, adesso lunedì ho fatto la risonanza e non sembra niente di rotto, quindi niente microfrattura, quindi quello è già molto positivo. E ancora c'è un po' di infiammazione, qualche ematoma, però insomma niente di così grave. Adesso fino a domenica ancora devo stare fermo e poi spero la settimana prossima di poter iniziare al 100%. Tra le varie novità dell'ATP Challenger spicca Your Change to Play White Seppi. Per la prima volta nella storia del torneo l'Alto Tesino sarà impegnato anche nel doppio, con chi lo si saprà solo sabato. Si è cercato di trovare un qualcosa per attirare più l'attenzione non soltanto in Alto Adige ma in tutta Nord Italia del nostro torneo. E abbiamo parlato di una manifestazione che si è già svolta a Kitzbühel in Austria, dove effettivamente hanno fatto la stessa cosa. Noi l'abbiamo poi presentata, o la faremo in modo molto più grande, perché in Austria hanno partecipato 8 giocatori ad invito e qui da noi adesso parteciperanno 64 giocatori, dove 56 potranno partecipare a seconda della classifica nazionale FIT e 8 prenderanno una wild card e il vincitore si giocherà un match tiebreak, significa un tiebreak normale, generalmente si gioca fino a 7, un match tiebreak si gioca fino a 10, praticamente il terzo set di un doppio che oggigiorno si gioca al match tiebreak. Sarà un torneo dove si gioca solo un set, perciò si inizierà il 24 di ottobre alle ore 10 e si concluderà alle ore 18 con la finale e chi vince il torneo avrà questa grande possibilità di affiancare Andreas Seppi nel nostro torneo nel doppio. Andreas Seppi, come detto, non arriverà all'appuntamento al top della forma. Sicuramente però l'ATP sarà utile per riacquisire la condizione in vista dei prossimi impegni. Sono 5 tornei molto importanti, su 2 Master Series e 3 tornei 500, quindi sono tutti molto grossi ma anche tutti molto forti. È chiaramente difficile porsi un obiettivo di risultati. Come detto, è importante recuperare bene fisicamente per poter giocare al 100%. E poi chiaro, insomma, col torneo di Val Gardena cercherò di chiudere in bellezza, cercherò magari di riuscire a vincerlo 3 volte di fila, anche per me sarebbe insomma, la prima volta, quindi speriamo di arrivare ancora al top anche per quella settimana lì.